Ma mi autorizzate voi due a dire i vostri redditi, dato che sono usciti su Open Parlamento? Io sono andata a sbirciare perché sono molto curiosa. Ma perché allora sappiate che Nicola Mora, nonostante gli occhi azzurri, non è un gran partito, 28.000 euro. È quello che lo Stato pagava agli insegnanti con una ventina d'anni di anzianità di ruolo. Benissimo, perfetto. E quindi, invece Alessia Morani non solo è immobile, quindi al contrario di lui che è sposato, è pure un buon partito perché c'è la bellezza di 4 proprietà. Leggo. Fabbricato, Casina, Pesaro, Casina. Sì, sono dei guadagnato degli immobili che mi sono arrivati in eredità da mio nonno, perché mio babbo è di Reggio Emilia, quindi sono immobili che ho ereditato, e invece la casa di Pesaro è la mia casina che mi sono comprata 3 anni fa. E... colpito Marcello che molti colleghi di Morra non dichiarano nulla, 0 euro, 3.000 euro. Sì. Cioè, c'è qualche avvocato di 50 anni che dichiara 8.000 euro, 7.000 euro tra di loro. Ha detto che loro hanno portato in Parlamento molti disoccupati. Ma gente che non faceva nulla, quindi... sarà dura lasciare il Parlamento. Abbiamo risolto un po' di disoccupazione. Questa è una cosa che viene in mente maliziosamente. Cioè, uno che non guadagnava un euro va in Parlamento, per quanto voi siete al contrario degli altri, quelli che danno gran parte dello stipendio via, comunque è un bello stipendio, sarà dura andare via. Bel cambio di vita. Le posso... guardi, io sono sicuro che invece tutti quanti noi saremmo ben contenti di poter tornare alla società civile. Noi siamo prestati alla politica, per noi i soldi sono qualcosa di relativo. Noi vorremmo togliere i soldi dalla politica, perché sono questi quelli che hanno rovinato la politica, rendendola una professione che ha garantito a tanti un potere eccessivo. Noi siamo là per rappresentare gli interessi dei cittadini tutti. Lei prima diceva, fra di noi ci sono molti disoccupati, ci sono molte persone che hanno dichiarato redditi bassissimi. Anzi. Benissimo, questo è lo specchio dell'Italia che stiamo vivendo tutti i giorni. Un tempo questo era il motivo di vanto di un partito dalla tradizione di sinistra. No, adesso siamo noi che ci richiamiamo a tutte le posizioni, perché noi incarniamo i bisogni e le esigenze dei cittadini veri, che sono stati sempre traditi da quella politica che finora ha semplicemente fatto parole. Morani, un bel colpo basso questo, cioè dice che i comunisti portavano in Parlamento gli operai, le persone, e adesso invece siamo noi che dobbiamo portare la gente comune, perché invece il PD porta... E veniamo anche accusati di essere appunto... Non è un ufficio del lavoro il Parlamento, chi ha reddito zero evidentemente nella sua vita precedente non è che abbia combinato granché. Lo dica a tutti però quelli che hanno difficoltà a trovare. No, ma non dico questo, siccome però io ritengo che in Parlamento quantomeno ci debba essere qualcuno che ha un portato di esperienza, che sia professionale o che sia politica, un reddito da zero forse non è un grande indicatore di esperienza in sé. Dopodiché, se vogliono ridurre i costi della politica, dovrebbero votare con noi l'abolizione del Senato. L'abolizione del Senato, vi siete messi d'accordo con i 22 senatori del PD che non vogliono abolire il Senato elettivo? Che avete combinato? Noi stiamo lavorando perché il DDL Chiti non ci sembra negativissimo. In particolar modo apprezziamo il fatto che venga ad essere sempre elettivo il Senato. Noi vogliamo concedere ai cittadini di poter votare e di poter eleggere. Anche per questo si spiega la lo nostra battaglia. Lo fate anche per un calcolo politico, perché ci siamo fatti due conti, ci siamo resi conto che molti dei governatori e dei sindaci che andrebbero lì sono del PD. I calcoli politici appartengono ad altri. Ieri Calderoli in commissione diceva che per esempio in base al DDL Boschi-Renzi sulle riforme istituzionali e costituzionali, addirittura con l'incrocio dell'Italicum, sempre che venga approvato, si potrebbe eleggere il Presidente della Repubblica con una maggioranza soltanto alla Camera, escludendo del tutto i grandi elettori, espressione del Senato della Camera delle Autonomie. Però torno a dire, visto che si parlava di riduzione dei costi della politica, a prescindere dal fatto che noi abbiamo già fatto tanto in assenza di norme, nel DDL Boschi-Renzi manca un qualunque rinvio alla riduzione, al dimezzamento delle indennità, io direi dei parlamentari tutti.